Ciao Vicky, Ciao Monica. sono molto felice di parlare con te, che sei a Sì, è da un Palermo, po', sì. stai È molto da un meglio po' di che noi, non ci sentiamo, è da un po', sì. veramente. Oh, in Dai. particolare felice perché poi si è dimostrato veramente un caso d'eccellenza, no? Al contrario Guarda, delle altre. come... Sì, no, come ho detto in varie occasioni, devo dire che qui è stato recepito immediatamente il messaggio della reale complessità di questa emergenza. E devo dire che le persone hanno reagito con grandissimo ordine e attenzione, tranne qualche, diciamo, qualche deriva di qualcuno, ma in generale c'è stata una grandissima attenzione a seguire tutte le indicazioni date alla regione. Infatti è una regione con un impatto sul Covid bassissimo, Bassissimo. bassissimo. E sai che ti Sì. farò parlare, insomma, un po' anche di un'associazione che va in controtendenza, no, scherzi a parte. Sì. Abbiamo iniziato a mettere sotto la lente di ingrandimento il tema della rilevanza, no? Una rilevanza che se Sì. vuoi si può anche misurare da quanto i giornali esterni al settore parlano poi delle cose della comunicazione. Sì. E devo dire che sono rimasta sorpresa perché appunto parlando con l'ufficio stampa dell'ADC mi ha girato una rassegna stampa veramente ricchissima che va in controtendenza rispetto a quello che succede insomma alle altre associazioni, quasi come se Sì. Sì. tanto la creatività ha ovviamente un appeal che è più forte, probabilmente potrebbe far da breccia per Assolutamente. recuperare rilevanza. E poi le persone quasi più che non le aziende. Come mai, secondo te? Guarda, allora, intanto questo è il frutto di un lavoro di squadra fatto con tutti i professionisti che fanno parte del consiglio e tutti i soci che hanno dato un contributo. Quindi se io ho un merito, perché tante volte mi hanno citato, ma io se ho avuto un merito, a prescindere dai meriti personali, è stato quello di identificare la squadra giusta. Per cui poi alla fine il lavoro lo abbiamo fatto tutti insieme e ognuno con delle competenze molto specifiche su determinate aree. Per cui alla fine i risultati sono arrivati. Io all'inizio di questo percorso con Art Directors Club ho dato un'impronta più strutturata al lavoro che abbiamo fatto. Quindi ho tagliato tutti i costi che reputavo non fondamentali e ho strutturato l'approccio di ADC in un modo più, diciamo, tecnicamente corretto. Per cui ci siamo appoggiati subito a un ufficio stampa, abbiamo lavorato su una strategia di posizionamento, abbiamo identificato le aree sulle quali andava fatto un grande lavoro di evoluzione e ti posso dire che non è che questo è un miracolo, è un miracolo in questo momento aver ottenuto quei risultati, ma è il risultato effettivo della professionalità di tutti quelli che hanno fatto parte di questa squadra. E cioè, mi verrebbe da aggiungere anche il risultato che poi viene messo a sistema praticamente da un direttore Sì. d'orchestra, nel caso specifico del far uscire all'esterno, è ovviamente Sì, un'agenzia che si occupa assolutamente. poi della strategia di comunicazione, no? Certo, Che sai, poi altrimenti si ma rischia di essere il ciabattino con le scarpe sì, no, rotte. assolutamente. Allora, devo dire che il nostro mondo viene da un passato un po' funky. Anche queste associazioni venivano portate avanti quasi per, era un po' diventare presidente dell'Art Directors Club un achievement nella tua carriera personale, però poi l'Art Directors Club era un po' una culla di tutti i creativi migliori del paese. Quando sono entrato io, sono entrato col consiglio in un momento storico completamente diverso per questa industria in cui, cioè, non è che era una industry in cui le cose andavano avanti per inerzia, era una industry dove dovevi rimboccarti le maniche e fare la differenza in un mercato estremamente complesso, lasciami dire anche un po' refrattario, cioè in cui quando si parlava di creatività, di creativi, eccetera, sembrava che stessi toccando un argomento di cui non importava niente a nessuno. Quindi per diventare rilevante hai solo poche leve, la principale è la professionalità massima della squadra con cui lavori e il secondo è una strategia strutturata basata su
asset estremamente credibili e diciamo capaci di innestare veramente dei meccanismi che possano fare la differenza. E questo ha portato ai risultati. Se fossi entrato in Ardietto's Club e avessi lasciato andare l'abbrivio delle cose, oggi, questo te lo dico apertamente, i miei consiglieri lo sanno, oggi l'Ardietto's Club in questo momento, per cause legate a questa emergenza, sarebbe morto. Morto, cioè, sarebbe... Sì. No, no, ma non lo dico solo per fare una frase a effetto, cioè non avremmo avuto i risultati in termini numerici e in termini di consistency per poterlo traghettare all'anno prossimo. Invece tra l'altro, lo stiamo traghettando. Ecco, e infatti volevo anche dire che appunto è vero che l'anno scorso è stato un po' drogato, se vuoi, dalla rielezione, però sì, è raggiunto quasi un 50% in più di iscrizioni. Sì, e mi viene sì. da dire che il successo probabilmente è stato, se un po' tutta questa crisi, l'emergenza, sta rimettendo in luce come è importante la competenza, cioè rimanere anche ancorati a quello che si è e che si deve essere sì. per avere un ruolo, ma no? Ti dirò di più, c'è un tema secondo me molto importante di cui sento parlare secondo me ancora un po' poco. Allora, il mondo che si è polverizzato a 360 gradi, dico nel mondo della comunicazione forse più che in altri mondi, attraverso questa ondata di digitalizzazione che ha un po' spersonalizzato tutto, ha fatto sì che si perdessero dei punti di riferimento. Per cui tu, fuori da questo genere di associazioni, fuori da determinati giri, sei una goccia in mezzo a una tempesta. Credo che l'Ardietto's Club abbia riacquisito un ruolo veramente importante per una industry, che è quello di essere un punto di riferimento. Cioè, come socio, non è che ci dobbiamo sentire tutti i giorni, ma sai che c'hai un'associazione compatta, solida, alla quale puoi fare sempre riferimento per le principali, diciamo, problematiche o tematiche che ti interessa affrontare nel tuo settore. Non hai idea... La mission poi è la creatività, voglio dire che non si è snaturata, la sua mission è la qualità creativa. Assolutamente. Se vuoi, anche con l'elezione dell'anno scorso l'avete quasi risottolineata, avete ripennellato un posizionamento. Sì, perché l'anno scorso, per effetto di questa rielezione, si sono anche riattivati tutta una serie di soci storici che nel frattempo erano un po' dormienti. Il tema della rielezione ha riacceso in molti l'orgoglio di esserci e di dimostrarlo, mettendo dei punti fermi su quelle che sono le cose fondamentali della nostra professionalità. Finora ti ho fatto solo i complimenti, no? Adesso però vengono delle note. No, certo. Però non so se hai seguito, insomma, non ultima l'intervista anche con Vigorelli, no? Che è anche rispetto alla DC, rispetto alla creatività. È vero che in tutto questo periodo di emergenza, però, anche nessuno di voi è apparso tra gli esperti, un po' chiamati, a poter dire la loro su come il governo, anche le istituzioni, insomma, sui temi della comunicazione. Perché? Ok. Allora, sinceramente c'è stato è stata una scelta la nostra, perché c'è stata una tale confusione per cui si sono buttati tutti a cercare di avere un ruolo in questo momento. Allora, noi abbiamo fatto un lavoro diverso, abbiamo cercato di tenere uno step indietro, ufficializzando in maniera aperta la nostra disponibilità a collaborare. Però ognuno di noi, come ben sai, ha ruoli anche in altre strutture, quindi ognuno di noi fa il proprio lavoro anche altrove, eccetera. Quindi siamo tutti estremamente impegnati. Se ci fosse stato l'esigenza di un commitment forte da parte di Ardietto's Club, l'avremmo fatto. Ma proporci, pur di avere un ruolo a tutti i costi, in un mondo che, come ben sai, è estremamente confuso e volatile, sinceramente no, è un lusso che non ci possiamo permettere. Per cui è stata una scelta presa con tutti i consiglieri in un modo molto molto serio. Cioè, noi non crediamo di dover avere a tutti i costi un ruolo se questo ruolo non è
richiesto da associazioni o da istituzioni che, per quanto ci riguarda, hanno comunque una grande credibilità a livello nazionale. Devo dirti, questo è un parere personale su questa cosa, non è che mi sembra che sia stato fatto qualcosa di veramente rilevante. Cioè, vedo ogni giorno i telegiornali, per esempio uno dei temi di questa fase successiva, la fase 1, è l'app di cui tutti parlano, di cui non si capisce molto. Cioè, regolarmente escono articoli che dicono che non è possibile farla, che c'ha un'infinità di problematiche legate alla privacy e così via. Cioè, non mi sembra che siano venuti fuori dei grandi problemi. Ma in effetti, appunto, c'è l'esigenza, se vuoi, no, da persone che si occupano a diversi livelli di comunicazione, di comunicare meglio le cose, è proprio anche questa. Cioè, nel momento in cui, sì, tu decidi che un'app potrebbe essere rilevante per la sicurezza e la ripartenza di un paese, ma che deve essere scaricata da 60 persone, secondo me, prima di comunicare, cioè fai una strategia di comunicazione. Certo, certo. Identifica, certo, bene il tuo prodotto, cos'è, che nome deve avere, e poi a cascata vai e di fila. Invece qui, tu, prima esce tutto la rogna e poi sì, e poi si scoprono, abbia problemi, voglia di averla, no? Cioè, per allora dire, questo è un tema molto particolare. Secondo me in Italia c'è una grande, diciamo, c'è un grande cortocircuito in generale tra quelle che sono le istituzioni e le associazioni con le quali potrebbero dialogare per avere un dialogo molto costruttivo. Cioè, subentra troppo spesso il peso del singolo, delle relazioni del partito, delle scelte di comodo del momento, per cui, cioè, sembra sempre che ci sia un blackout tra i momenti di comunicazione in cui le istituzioni dovrebbero rivolgersi alle associazioni o comunque ai professionisti più adeguati per un determinato tipo di lavoro. Per cui regolarmente, questo non è oggi, è storia, tranne in rarissimi casi fortunati, la comunicazione legata a questo genere di tematiche è sempre disastrosa. Cioè, non è mai un esempio come in paesi che approcciano la comunicazione in un modo molto più strutturato. Anche perché, quindi, potrebbe essere un sistema win-win per entrambi, cioè anche se non è di valorizzazione di guadagno effettivo, ma proprio di interscambio per sostenere il paese e tutti i comunitari. Assolutamente, ma io ripeto, l'Arditos Club rappresenta professionisti di livello che hanno una quotidianità estremamente intensa su problematiche di club e di propria vita professionale. Quindi fare, diciamo, a tutti i costi la corsa per esserci è stata una scelta strategicamente molto seria che abbiamo deciso di non fare. Cioè, noi abbiamo apertamente dimostrato in più occasioni l'apertura al dialogo con le istituzioni. Tu, non ultima, hai qualche giorno fa intervistato una rappresentante delle pari opportunità del Comune di Milano. Esatto, con cui noi abbiamo un rapporto continuativo, cioè noi ci siamo, ma non abbiamo assolutamente quel tipo di foga di doverci buttare a tutti i costi sul momento o sulle politiche delle istituzioni. Cioè, se le istituzioni decidono di dialogare con associazioni che hanno una grande rilevanza sul territorio, il dialogo è sempre aperto. Ma questa è la nostra posizione. Cannes non si farà, invece gli ADC sì. E sì, anche ISPRA. Allora, sì. Allora, guarda, questo è stato un turning point estremamente importante, perché non ti nascondo che da rappresentanti italiani del Festival di Cannes e da creativi e comunque comunicatori, il giorno in cui è uscita la notizia il Cannes Lions sarebbe saltato per quest'anno, è stata una botta durissima, anche in termini psicologici, perché è come se un punto di riferimento sparisse per un anno. Quindi lì sono iniziati una serie di pensieri, poi abbiamo rivalutato la situazione italiana. Noi, nella sfortuna, siamo entrati prima di tanti altri paesi in questa emergenza e ne stiamo uscendo anche prima. Non ne saremo
usciti completamente a novembre, ma il nostro, io mi auguro di sì, ma magari no, però diciamo il nostro paese è già più avanti. Io dico incrocio dita. Sì, sì, assolutamente. Però diciamo a novembre io mi auguro che l'emergenza sia sufficientemente stata gestita per poter pensare di dare continuità a un percorso. Cioè, arrivato a un certo punto ci è sembrato più, diciamo, anche importante dare una continuità piuttosto che avere un anno con un buco enorme, enorme proprio nel non esserci come punto di riferimento, come appuntamento, mentre volevamo che, seppur sicuramente penalizzato dall'emergenza, comunque l'Ardietto SCAP desse un segnale di quello che è stato il 2020 per la comunicazione. Parlando con Muscacci, no? E qui mi rifaccio anche, sai che c'è un altro tema un po' che può essere riassunto, no? Il cliente sì. È re, una volta è re punto, adesso è re punto di domanda, perché insomma spesso certe logiche, no, di approccio, soprattutto in un mercato che era caratterizzato probabilmente da troppa offerta rispetto alla domanda, pongono sì. Il pugnale sempre dal manico, che c'era sempre un'unica parte. Certo. E in questo senso, anche parlando con Davide Boscacci, giustamente diceva ci piacerebbe molto che anche a IF ci fosse UPA. Insomma, quanto è importante dialogare trasversalmente con le associazioni e con quelle dei clienti in primis. Guarda, su questo tema sfondi una porta aperta, perché tra le altre diciamo strategie che abbiamo portato avanti con il mio consiglio come Ardietto SCAP c'è stato quello di interagire e di creare una rete di connessioni con tutte le principali associazioni del settore. Quindi abbiamo un dialogo costante, come sai, con UNA, con AIR3, per i registi, con CPA, con IAA e così via. Quindi il dialogo per noi è sempre aperto. Il dialogo con i clienti noi lo abbiamo sempre tenuto vivo, anzi lo abbiamo anche spinto, tant'è vero che fui io stesso in diverse edizioni fa a richiedere l'innesto nelle giurie di un cliente per giuria, proprio perché si ricreasse un dialogo con il mondo dell'azienda, il mondo della creatività, delle agenzie, dei creativi in generale, per ritrovare dei punti di contatto. Quindi, per quanto mi riguarda, condivido il tema. Devo dirti, da socio fondatore di una società indipendente, il dialogo con i clienti, secondo me, c'è lo spazio per poterlo avere. L'essere sottomessi è un tema molto più allargato, che comunque è demandato al fatto che spesso le agenzie in momenti di crisi si sono dovute adeguare a scelte che ci hanno messo in un ruolo di subordinazione. Io con la mia, nella mia struttura, quello, e quindi parlo perché so di che cosa sto parlando. In generale poi ci saranno sicuramente realtà che fanno altrettanto, però cerco di avere un dialogo veramente consulenziale con i clienti, per cui li ascolto, mi faccio ascoltare, cioè condividiamo tutto, e quelle logiche che hanno inginocchiato questo settore oggi, da indipendente devo dirti, mi posso permettere il lusso di non accettarli. Probabilmente l'errore è stato nel tempo accettare delle logiche che non hanno senso. Concordi con la visione di Brenna che in questo post, diciamo, lockdown, cioè quello che verrà, agevolerà le piccole strutture indipendenti, perché insomma saranno i clienti locali a dare tanta linfa al nostro comparto? Ma allora, questo non te lo so dire. Io vedo che c'è una grande apertura a dialogare con strutture indipendenti, ma non tanto in Italia, in tutto il mondo. Diciamo, parliamoci chiaro, questo mondo si è polverizzato globalmente, cioè ogni settimana escono articoli di pilastri di questo settore che escono dalle grandi multinazionali. Cioè, ogni giorno, se leggi Campaign, Adweek, cioè Ad Age, c'è ogni giorno uno o due articoli di pilastri di questo settore che escono da questo settore. Allora, il motivo per cui escono spesso sono motivi puramente
di logiche finanziarie, ma quei professionisti lì sono professionisti con la P maiuscola, cioè è gente spesso con un background stratosferico. Quindi ovviamente queste persone non è che escono da queste strutture e poi vanno in vacanza. Ovviamente questo genera la rinascita di nuove forme di collaborazione che danno vita a strutture indipendenti con le quali quello che io registro è che fino a qualche anno fa probabilmente un grande brand avrebbe avuto difficoltà a dialogare, oggi invece non è così. Spesso ho visto che grandi brand preferiscono avere il dialogo diretto con l'interlocutore che si sono scelti di cui si fida, e poi si fanno fare il deployment di tutti i servizi dalla società con la quale magari lavorano storicamente, eccetera, eccetera. Quindi sta cambiando molto la compagine a favore di un ritorno reale della partnership con i professionisti con i quali vuoi condividere un percorso. Io vedo con i clienti, cioè, abbiamo un dialogo costante, cioè entri nel loro DNA, non so, cioè li conosci veramente, loro conoscono te, e quindi il dialogo è veloce, ci si capisce, non hai tutta quella serie di filtri che spesso le sovrastrutture di un retaggio, di un modello di business un po' obsoleto hanno messo tra te e l'interlocutore. Vicky, ti ringrazio, è stata una bellissima chiacchierata, spero di vederti presto a Milano. Dai, speriamo, oppure di vederti a Palermo, magari. Quando vuoi. Che preferirei ancora di più. Un abbraccio, grazie a voi. Ciao.